Chiaro che noi lavoriamo tutta la settimana come abbiamo fatto per provare a portare un risultato, un risultato a casa. Il risultato deve essere il figlio della nostra prestazione e questa settimana, dopo tanti giorni, noi come tutte le altre squadre abbiamo avuto eh, la possibilità di preparare la partita, la partita al meglio. Una partita che è sicuramente difficilissima, troveremo un avversario di grandissima qualità, di grande spessore, in una cornice bella e motivante per poter provare a fare una grande partita, una bella prestazione. In base a quello che verrà scelto è chiaro che qualche dinamica può, può cambiare, è chiaro che la struttura di Rossetti non, non, non ce l'abbiamo e quindi dal punto di vista del gioco aereo o eh, delle palle native ci, ci cambia, ci cambia tanto per quanto riguarda lo sviluppo del gioco e la fase di non possesso, è chiaro che chiunque giochi deve interpretare quello spazio in maniera, in maniera intensa come, come sta facendo Matteo in, in queste ultime partite, Rossetti, eh, cosa che però nella prima parte di stagione non faceva. Questo ha fatto sì che lui si guadagnasse ad oggi la maglia da, da titolare. E noi dobbiamo riuscire a, le squadre avversarie anche a avere la capacità di ribaltarle, di ribaltare l'azione. Eh, perché nel momento in cui pensiamo solamente a quando non abbiamo la palla, poi diventiamo anche vulnerabili e noi molto spesso quando ci siamo abbassati molto spesso abbiamo fatto gol e questo non è dipeso da linea 3, linea 5, linea 4, sempre figlia de dell'atteggiamento totale della, della squadra. Io penso che dobbiamo avere coraggio, al di là di quello che sarà il sistema di gioco iniziale, che poi per sistema prendetelo nella fase di non possesso, perché poi nella fase offensiva... Cercheremo di essere molto dinamici e fluidi sul campo, eh, per cercare di essere imprevedibili. Per il Cesena, non lo so, per noi deve essere, ci deve scatenare qualcosa chi ha vissuto quella giornata-là a dare qualcosa in più, perché poi l'orgoglio, la motivazione eh, ci, devono, ci, devono, ci devono essere, eh, per far capire che quella distanza non c'è tra noi e loro, poi che loro siano fortissimi ci mancherebbe altro, però il 4-0 deve pesare più, anche per capire che quello che abbiamo fatto e, e soprattutto quello che è successo nel secondo tempo dove noi abbiamo mollato una volta preso il gol non deve assolutamente succedere, ma penso che ora questa squadra lo abbia capito, è diversa e anche gestire magari dei momenti negativi come ci sono stati anche a Viterbo. ora... L'età media riesca a sopperire a, questa, a, que, a, a quella mancanza che abbiamo avuto nel girone d'andata.